Catene di stoffa, laboratorio di sartoria, una idea partita dall'associazione Stella Maris, un modo per far sì che le detenute possano davvero compiere il proprio percorso anche rieducativo attraverso la manualità, attraverso la produzione di manufatti. In questo senso lei, dottoressa Baldassarri, in qualità di direttore della Casa Circondariale di Taranto ha appoggiato in pieno questa iniziativa. Come sono andate le cose, le finalità, la crescita in questo percorso rieducativo, ricordando che la pena non deve avere solo una valenza sanzionatoria ma soprattutto rieducativa? Sì, Catene di Stoffa si inserisce nell'ambito di quelle attività trattamentali che vengono svolte all'interno della casa circondariale e prende spunto da una offerta che l'amministrazione penitenziaria fa all'associazione Stella Maris di poter utilizzare una sartoria che è stata recentemente allestita all'interno della casa circondariale e che ha la finalità proprio di creare opportunità lavorative, di occupare il tempo che ahimè le detenute hanno a disposizione nell'ambito della giornata all'interno della struttura penitenziaria e che l'associazione Stella Maris ha implementato rispetto in questo caso alla creazione di manufatti attraverso stoffe riciclate o comunque materiale di riciclo per supportare un'azione solidaristica che ha lo scopo quella di raccogliere proventi che devono riguardare la filiera sociale e poter praticamente prevedere la possibilità anche di contribuire unitamente all'amministrazione penitenziaria a creare opportunità lavorative ma soprattutto rieducative alla popolazione detenuta, in analogia a quello che è avvenuto con la recente inaugurazione del laboratorio di pasticceria, dell'azienda agricola all'interno della struttura penitenziaria e dell'apertura a breve di un birrificio. Gianna Cavallo, componente commissaria della Commissione regionale per le pari opportunità, nonché componente attiva dell'associazione Stella Maris. Una iniziativa questa, Catene di Stoffa, laboratorio di sartoria, che è nata dall'associazione Stella Maris. Ecco, tracciamo un po' il percorso, la genesi di questa iniziativa che davvero si è rivelata vincente e che ora, attraverso la vendita, i proventi derivanti dalla vendita dei manufatti, questa vendita sarà in grado di acquistare strumentazioni per migliorare ancor più il processo produttivo, un modo per far sì che le carceri non siano delle barriere ma siano un momento di riflessione, di crescita e anche magari di reimmissione nel tessuto socio-economico produttivo quando la pena verrà completamente espiata. Certo, questo in effetti è l'obiettivo che si è prefissato la Commissione di Pari Opportunità della Regione Puglia. Noi sin dall'inizio, quando ci siamo insediati, abbiamo siglato un protocollo d'intesa con il provveditore, il dottor Cantore, e con le associazioni datoriali affinché potessimo poi portare avanti una serie di progetti che possano alla fine coinvolgere la popolazione carceraria proprio in virtù di un non soltanto rieducazione del carcerato ma anche di riabilitazione e quindi reinserimento nel tessuto sociale, non soltanto familiare ma soprattutto poi lavorativo. Quindi da questo abbiamo preso spunto come associazione poi Stella Maris in virtù del nostro apporto che è quello all'interno dell'amministrazione di coordinare le attività e quindi di svolgere volontariato nello sportello famiglia, che è uno sportello che si occupa di raccogliere
tutte le istanze che provengono dalle famiglie dei detenuti e cerchiamo di collegare direttamente quindi l'amministrazione carceraria alla richiesta, sempre nella visione di un beneficio del detenuto stesso. Perché nasce quindi oggi questa idea di progetto? L'amministrazione è dotata di un laboratorio di sartoria, all'interno ci sono delle detenute che si prodigano, che producono dei manufatti con dei materiali di risulta. Nell'ottica quindi della Commissione regionale di pari opportunità che patrocina questo evento, abbiamo pensato, cerchiamo di rafforzare il laboratorio, rendiamo visibile quello che le detenute all'interno realizzano e poi cerchiamo di far partire un vero e proprio progetto che possa essere quindi formazione e produzione di manufatti affinché i detenuti non soltanto all'interno dell'amministrazione carceraria ma anche una volta poi all'esterno, quindi inseriti nel sociale, possano... La piena funzione rieducativa. Io devo ringraziare in primis il direttore, la dottoressa Baldassari, che è sempre aperta comunque a tutto ciò che può dare un contributo alla popolazione detenuta di rivalutazione, di reinserimento nel sociale. Molto attenta a quelle che possono essere tutte le loro esigenze. Devo ringraziare l'organizzatore di questa manifestazione che è Gianfranco Sasso della Janot e devo ringraziare chi ci ospita, i padroni di casa che patrocinano comunque l'evento, che è l'amministrazione comunale nella persona del sindaco, del vice sindaco e soprattutto dell'assessore alle politiche sociali, con le quali sicuramente noi continueremo a collaborare sul posto per portare avanti questi nostri progetti. Nicola Melucci, presidente dell'associazione Stella Maris. Continuo e proficuo l'impegno dell'associazione in vari momenti dell'anno attraverso varie iniziative. Una di queste ovviamente è l'iniziativa Catene di Stoffa, laboratorio di sartoria. Un impegno sociale, quello dell'associazione, che si concretizza giornalmente. Sì, noi abbiamo una serie di centri di ascolto in provincia di Taranto, nei comuni, e uno in particolare, quello di Taranto, è quello di San Giorgio, è il centro ascolto Universo Donna, che magistralmente è condotto e coordinata da Gianna Cavallo. L'altro sportello che ci dà molte soddisfazioni è lo sportello Famiglia, all'interno della casa circondariale di Taranto, dove recepiamo le istanze delle famiglie a favore del detenuto e quindi una sorta di collaborazione e sollecitiamo l'amministrazione penitenziaria poi a prendere le dovute attenzioni. L'amministrazione comunale di Pulsano, tramite l'agenzia Janot, ci ha proposto di creare un momento di solidarietà. Problema e progetto che abbiamo sottoposto alla dottoressa Baldassari e quindi è nato il progetto delle catene di stoffa con l'utilizzo dei prodotti che la sartoria e quindi le detenute della sartoria producono e abbiamo partecipato a questo momento di solidarietà di cui il ricavato tenteremo di acquistare, e lo faremo, delle attrezzature più moderne per la sartoria della casa circondariale. Noi continuiamo a lavorare, qualcuno fa finta di non conoscerci, ma noi siamo presenti in tutta la provincia. Anche perché poi parlano i fatti, parlano i risultati, parla la stima della gente. Esatto, anche perché è stato sempre il mio costume, il mio stile, quello prima di fare e poi di annunciare. Un'iniziativa che ha trovato il pieno sostegno ed il plauso dell'amministrazione comunale di Pulsano, siamo infatti con l'avvocato D'Alfonso che è appunto il vice sindaco di Pulsano, un momento per far sì che gli enti, le istituzioni, nella fattispecie l'ente civico, l'ente comune, possa attraverso il proprio impegno, il proprio apporto, dare una mano a queste iniziative
iniziative che hanno una valenza sociale. Se consideriamo il Natale e consideriamo gli aspetti come dire, di bontà legati al Natale, penso che questa iniziativa rientri appieno in questo clima, in questa logica di solidarietà. Certo, l'amministrazione comunale di Pulsano ha senza dubbio accolto in maniera positiva questa iniziativa, un'iniziativa che si inserisce nell'ambito del Cantiere della Felicità, un progetto fortemente voluto dall'associazione Janoct, che per l'occasione ha creato anche delle importanti forme di collaborazione e di sinergia con altre realtà associative del territorio tarantino, tra cui l'associazione di promozione culturale e sociale Stella Mari. Si sono svolti in questi giorni appunto dei laboratori attivi di sartoria e dei mercatini di artigianato che hanno visto il coinvolgimento della casa circondariale di Taranto e colgo l'occasione per ringraziare anche per il suo contributo e per la presenza questa sera della direttrice della casa circondariale di Taranto, la direttrice Stefania Baldassari. E quindi un'iniziativa che sicuramente ben si concilia, ben si sposa con quello che è il clima natalizio, una settimana interamente dedicata alla beneficenza e alla solidarietà. Quindi un ringraziamento al presidente dell'associazione Stella Maris, alla dottoressa Cavallo, e siamo fiduciosi e siamo certi che questa collaborazione con l'amministrazione comunale continuerà anche nel futuro. Marica Mandurino, assessore alle politiche sociali del comune di Pulsano, è come dire proprio una degli aspetti pertinenti appunto relativi al suo assessorato, una mano verso i più deboli, e certamente la popolazione carceraria lo è. Assolutamente sì, in effetti abbiamo fin da subito accolto con piacere e con favore questa iniziativa promossa dall'associazione Stella Maris, a cui va tutto il nostro riconoscimento e il nostro plauso per quello che comunque riescono a fare in tutta la provincia di Taranto, soprattutto all'interno appunto della casa circondariale. Parliamo lì di fasce davvero particolari, no? Della popolazione e quindi bisognose. Sappiamo che loro all'interno di questo laboratorio di sartoria coinvolgono anche i bambini, i figli dei detenuti, per cui davvero si tratta di un volontariato molto importante. Qui a Pulsano sicuramente ci rivolgiamo alle fasce più deboli per altri aspetti, ma ci auguriamo che questa collaborazione nata in questa occasione con l'associazione Stella Maris possa proseguire per portare avanti progetti molto importanti. Bene, ora gli obblighi pubblicitari e poi al rientro una nuova parte di Polifemo, una iniziativa davvero bella, ispirata alla solidarietà, che ha visto protagonista, insieme alle associazioni, ad alcune associazioni, alcune realtà sindacali, alcune organizzazioni sindacali, ha visto protagonista l'azienda Castiglia, un contributo appunto nei confronti, un aiuto nei confronti di una famiglia sfortunata che ha perso il proprio congiunto all'interno dell'Ilva. Ma tutto questo subito dopo gli obblighi pubblicitari.